Eccoci e bentornati sul mio canale. Torniamo a parlare di Call of Duty Black Ops 3, annunciato ieri grazie a un teaser trailer rilasciato dalla Treyarch. Teaser trailer che abbiamo analizzato qualche ora fa in un video proprio dedicato che trovate sul mio canale, con tutte le informazioni a mio avviso più importanti che si potevano estrapolare da quel filmato. Ma torniamo appunto a parlare di Call of Duty Black Ops 3 perché ho delle nuovissime informazioni veramente incredibili. Prima informazione: se andate sul sito di Call of Duty e fate visualizza sorgente pagina, sarà possibile visualizzare una descrizione, perché a quanto pare la Treyarch ha già introdotto la descrizione del prossimo Call of Duty. Ve la sono già andata a riportare su un file di testo che vi faccio vedere a video, a un momento ancora in inglese, però ve la vado subito a tradurre. Call of Duty Black Ops 3 è il primo titolo per hardware di prossima generazione della celebre serie Black Ops. Sviluppato da Treyarch, creatore pluripremiato dei due giochi più giocati della storia di COD, Call of Duty Black Ops 3 porta il giocatore in un oscuro futuro, dove si fa largo una nuova leva di soldati Black Ops e il confine tra la nostra umanità e le tecnologie create da noi stessi è sempre più sfocata. In un mondo dove i robot di stampo militare sono padroni dei conflitti bellici. Con tre modalità di gioco uniche, campagna, multiplayer e zombie, Black Ops 3 offrirà la più profonda e più ambiziosa esperienza di Call of Duty di sempre. Ragazzi, da questa descrizione riusciamo già a capire tantissime cose di quello che ci aspetta nel prossimo Black Ops 3. Innanzitutto sarà ambientato in un futuro oscuro. Ci sarà un nuovo tipo di soldati Black Ops, quindi dovremo veramente trovare qualche cosa, forse qualche richiamo, qualche tecnologia exo già disponibile su Advanced Warfare, perché dice che proprio là il confine tra la nostra umanità e le tecnologie create da noi stessi è sempre più sfocato, quindi sarà veramente un futuro abbastanza lontano. E poi aggiunge: in un mondo dove i robot di stampo militare sono padroni dei conflitti bellici, quindi ce la vedremo con qualche cosa di tecnologico veramente avanzato. Confermati quindi gli zombie, quindi dice tre modalità: campagna, multiplayer e zombie. E la cosa che mi preoccupa un po' per tutti i possessori delle console old gen è che dice che Call of Duty Black Ops 3 è il primo titolo per hardware di prossima generazione. Questo si può capire sia dalla parte negativa che positiva. Negativa, cioè prossima generazione, quindi PC, Xbox One e PlayStation 4. Oppure dice è il primo titolo per prossima generazione, quindi già sviluppato in funzione della next gen, però nel senso potrebbe anche sfociare, quindi arrivare su PS3 e Xbox 360. Quindi questa frase la possiamo vedere in ambo i lati. Quindi informazioni veramente importantissime in questa descrizione che è riportata appunto sul sito di Call of Duty, che vi consiglio di andare a vedere andando appunto su visualizza sorgente pagina. Ma un'altra cosa ancora più importante è che nelle ultime ore è stata diffusa una cover che vi faccio vedere, che sembrerebbe essere proprio quella che fa scopa con quella contenuta nel teaser trailer, dove si vedeva solamente la sagoma. Se vediamo il soldato, sembrerebbe che ha una vera e propria armatura, un casco, ha veramente tutto di stratecnologico, di straaccessoriato, addirittura le ginocchiere, quindi un vero e proprio richiamo Advanced Warfare, che sono disponibili anche lì. Sembrerebbe una vera e propria tuta exo, quindi da capire se anche qui potremo saltare, volare e via dicendo. Quindi prima immagine, ragazzi, prime informazioni e primi dubbi che cominciano a salirci. Intanto comunque abbiamo sia un po' di conferme che un po' di cose da capire. Ovviamente tornerò sull'argomento non appena avrò notizie ancora più recenti e più fresche. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Se vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sulla mia pagina di Facebook, e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.